Benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutte bene. Io sono tornata poco fa da lavoro, ho ripreso la mia solita routine e ieri ho tolto gli addobbi e infatti mi manca un sacco l'atmosfera, le luci, tutto. Ho giusto dimenticato il Babbo Natale che ho sul terrazzo che si arrampica, poi lo andrò a togliere. E poi vi ho lasciato un sondaggio su Instagram per chiedervi di scegliere il prossimo argomento che tratterò nel video, quindi vi consiglio di andare a seguirmi se non mi seguite anche lì. E niente, quindi vi lascio al video. Devo andare a fare due spesine perché mi manca qualcosina in frigo e poi niente, vedremo un po' cosa fare. Vi lascio al video. Ciao! Eccomi qua ragazzi, allora partiamo da acqua e sapone dove ho acquistato solo tre cose. Il primo è un correttore stick 01 light beige. Non ho mai preso correttori di questo genere, quindi spero di trovarmi bene. Poi nel caso vi farò sapere. Comunque la colorazione più chiara ho scelto. Poi meno interessante dei sacchi dei rifiuti molto grandi, 70% 10 trasparenti. Dopodiché ho preso delle gomme ca da cancellare, insomma, che sono 8 color pastello che mi servivano. Quindi, poi sono stata da Penny e ho preso giusto una spesina veloce, un lattughino, pagato 0,99 centesimi. Ora, i prezzi che mi ricordo ve li dico, gli altri non vi posso essere utile. Poi ho preso delle pere che non erano molto mature, però erano le uniche, a 0,99. Del petto di tacchino e della bresaola, che sono, diciamo, quasi sempre gli affettati che compro regolarmente, che ho sempre in frigo. Poi un latte della soia senza zuccheri della Alpro, anche questo mai preso, però sto iniziando a prendere il latte di soia perché ho un po' di intolleranza al lattosio, credo. Dei fagioli rossi. Poi ho preso una passata di pomodoro della Orto Mio, pagata 0,57 se non erro. Dopodiché ho preso il caffè AG, quindi decaffeinato, sono 10 capsule compatibili con la Nespresso perché io ho questa macchinetta del caffè, della mozzarella, 4 buste formato convenienza, della Latteria, che anche questa non manca mai in casa mia la mozzarella, più che altro che la mangia mio marito, una scatola di ceci e una scatola di fagioli borlotti. Poi, come ultima cosa, appunto del pesto, anche questo in offerta 0,99, e dello yogurt bianco a 0,1% di grassi. Andiamo a fare un po' di sport adesso, ragazze. Faccio la mia solita camminata e oggi non faccio sia camminata che corsa, come vi ho fatto vedere nell'ultimo video, perché poi domani starò in piedi tutto il giorno a lavoro, quindi ho paura mi si affatichino un po' troppo le gambe. E quindi niente, faccio una camminata lenta, poi aumento leggermente potenza e velocità. Diciamo che con il tapis roulant io mi trovo molto bene, è l'attrezzo cardio che ho sempre preferito di più, ma anche quando andavo in palestra ero sempre sul tapis roulant, anche se mi piacerebbe anche la bici, però vabbè, nella stanza che abbiamo, insomma, basta e avanza il tapis roulant. Devo dire che è abbastanza ingombrante, però è richiudibile su se stesso, quindi se non avete posto, potete anche farci un pensierino. Anche perché in questi mesi dove non si poteva uscire, comunque mi è stato di grande aiuto. Comunque un po' di cardio, di attività fisica l'ho potuta fare. Come vi dicevo prima, quindi per non affaticare le gambe, oggi vado a fare le braccia, che sapete ragazze che è importante allenare anche queste. Faccio un po' di bicipiti, sempre esercizi di 3 serie, ripetizioni di almeno 12 massimo 15, questi sono pesetti che ho preso da Decathlon di 2 kg.
Ok ragazze, come ultimo esercizio andiamo a fare il plank. Qua stavo letteralmente soffrendo perché era mesi e mesi che non lo facevo. Quindi braccia distese e poi alterno un braccio e poi l'altro. Vi consiglio di farlo per almeno 20 secondi, 30, dipende quanto riuscite. E per renderlo più facile potete appoggiare gli avambracci. Ragazze, andiamo a sistemare questo letto. Oggi cambio lenzuolo. Allora, vi ho iniziato a registrare qualche clip stamattina. È passato un giorno dalla registrazione che vi ho fatto perché, come vi dicevo, ho lavorato tutto il giorno ieri, che era martedì 12, oggi è mercoledì 13. Quindi siamo a casa e prendiamo un po' in mano la situazione. Ho già messo la mia vestaglietta stamattina e quella che vi dicevo nell'ultimo video, anzi se non l'avete visto ve lo lascio qua nell'info box, e devo andare ad accorciare dai cinesi perché come vedete mi arriva dopo i piedi. E poi alla fine ho guardato e non avevo sbagliato io la misura, ma c'era scritto che era lunga sotto al ginocchio, e a casa mia sotto il ginocchio non vuol dire così, giusto? So, ditemi un po'. Comunque quello che vado a fare è togliere ovviamente tutto e vado a mettere il piumone sullo stendino fuori. Utilizzo questo Lenor che vado ad inserire direttamente nel cestello della lavatrice. Mi trovo molto bene, le avevo prese anche azzurre, ma trovo che questo oro e fiori di vaniglia siano le migliori. Lo utilizzo quando devo lavare salviette e lenzuola, così rimane un po' di più il profumo. Chiedere se avevate piacere che vi registravo un video anche sull'asciugatrice, perché tante di voi mi hanno chiesto come mi trovo, e dato che è da un po' che la sto utilizzando, non è da tanto che ce l'ho, sarà un mese e mezzo, però ho fatto un po' di cicli, quindi so dirvi ovviamente come mi trovo. Scusate, stamattina non mi sono fatta vedere perché ero un po' ancora addormentata, essendo che abbiamo ripreso la routine, però il mercoledì che posso dormire un pochino di più me la prendo un po' con comodo. Come avete visto ho rassettato un po' casa, adesso sono le 2:30,
Ho finito di lavarmi i capelli, già che ci sono vi faccio vedere che prodotti ho usato. Allora, lo shampoo di Head & Shoulder che utilizzo e ricompro spesso, magari cambio il tipo, cioè a volte lo prendo rosa, a volte blu, poi c'è anche altri colori, comunque questo è con olio d'argan per capelli più morbidi dal primo lavaggio. Quindi vabbè, l'ho finito e poi ho utilizzato come balsamo. Ecco, questo qua di Saint Chiara Nasty, 1 minuto wow, è un trattamento intensivo, scintille di luce, rende i capelli morbidi, districati e belli lucidi. Lo alterno all'altro, che adesso non ricordo, ma è sempre Pantene, quello di Pantene, esatto. Poi ho già fatto la mia piega, però voglio passarmi la piastra perché li vedo un po' elettrici, un po' strani, vabbè, sarà un po' di umidità. Quindi andiamo insieme a passarci la piastra. Allora, la faccio in maniera molto grossolana, nel senso che non è che voglio ottenere chissà che piega, però un minimo di liscio senza avere i capelli troppo sparati. Andiamo a passarci la piastra, io quella che utilizzo è della GHD, questa qua è la versione gold, ma ce l'ho da una vita davvero, è una piastra con cui mi trovo benissimo. Non la utilizzo spesso, è una volta a settimana, proprio quando ho magari un impegno. Ok, allora andiamo a passarla, come ho detto, in maniera molto grossolana perché tanto non mi interessa avere chissà che piega. Scusate se sentite il rumore, è l'asciugatrice che sta ancora andando perché stamattina ho sbagliato il programma, come vi dicevo, ce l'ho da un mesetto e mezzo, quindi sto ancora acquisendo un po' di dimestichezza sui programmi. Quindi ho sbagliato, ho fatto il lavaggio, l'asciugatura, scusate, rapida, ma con le lenzuola erano ancora umide, quindi ho aumentato un attimo il tempo, insomma. E niente, oggi sono già a buon punto perché il mercoledì di solito mi alzo con molta calma e insomma magari faccio le cose qua a casa e sapete che io faccio 2 o 3 volte a settimana sport. E volevo farlo appunto nel pomeriggio, ma stamattina c'era una bella giornata, quindi sono uscita in ciclabile con Leo e ne ho approfittato. Quindi oggi sono proprio abbastanza libera. Se riesco voglio andarmi a bere un caffè, vediamo se ce la faccio, perché con la zona arancione quasi tutti i bar qua da me sono chiusi purtroppo, però magari trovo qualcosa da sport, non lo so, adesso vedo. E niente, poi cos'altro dirvi? Vi ho caricato il video What It In A Day perché secondo me è un video molto carino. Io da spettatrice lo guardo tantissimo anche perché mi serve comunque da spunto quando magari non so cosa cucinare esattamente. E io l'ho caricato in versione light perché noi comunque a casa non mangiamo mai cose troppo grasse o comunque troppo elaborate. E spero che comunque vi piaccia. Ecco, vi volevo far vedere solo come erano usciti i capelli perché in bagno mi sono accorta che c'era una luce un po' di M, quindi ecco, ve la faccio vedere e adesso andiamo insieme a svuotare l'asciugatrice.
ragazze, letto fatto, ovviamente sono stropicciate un po' le federe, ma io non ho voglia di stirarle, quindi me ne vergogno, ma le lascerò così. Devo mettere a posto questi panni qua. Adesso aspetto mio marito che appunto arrivi a casa e poi cucinerò qualcosina di veloce. Ok ragazze, per cena mio marito da lavoro mi ha portato a casa il prosciutto, perché lui ha la mensa e una fetta di pizza piccolina che ho già mangiato intanto che cucinavo. Comunque niente, ho fatto la questa qua che mi stava scadendo, ci ho messo piselli, poi avevo surgelata delle patate e dei broccoli che ho scaldato in acqua bollente, mozzarella e prosciutto cotto, adesso in forno. Qui invece sto facendo le zucchine per fare il couscous, farò il couscous pomodorini e zucchine. Ok ragazze, chiudo qua questo video, adesso vado a cenare, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un pollicino in su se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!